Visto che sei arrivato, sì, siete arrivati più o meno in contemporanea, partiamo. Oggetto, dal saluto delle vasche parti meridiane, che è l'oggetto della nostra conferenza stampa di oggi, era un problema che è stato un po' sollevato anche a Empati, cioè abbiamo qui la dottoressa Giardi come la rappresentante. Tante tartarughe all'interno di queste vasche che sono alle meridiane, purtroppo per anche un cattivo utilizzo delle vasche stesse da parte dei cittadini che hanno trovato altro modo o altro luogo per adattarle. Erano diventate veramente tante, quindi appunto anche su sollecitazione siamo riusciti a trovare una soluzione, devo dire anche grazie soprattutto a Simone Rossi di Karma Etica che ci ha insomma provato, che ha fatto da ponte, per trovare questa soluzione. Io direi che oltre ai ringraziamenti da parte mia lascerei la parola a loro, qui c'è anche Michael Leone che è dell'associazione che poi in pratica ha insomma cercato di risolvere questo problema, così almeno ci dite un pochino come è andata questa storia. Intanto grazie perché siete stati veramente lungimiranti e intelligenti dal mio punto di vista, perché non vi siete fatti timorire dagli ostacoli che sappiamo quali. E siamo stati contenti di dare una mano perché grazie all'articolo della Lella, che Lella aveva tirato in ballo, è stato molto utile, grazie a Lella, perché ci ha permesso di capire che la situazione era andata fuori controllo, perché noi negli anni avevamo visto delle tartarughe, ma non un quantitativo così esagerato. Infatti sembra che siano quasi 200 gli esemplari all'interno delle vasche. 200. Noi ne abbiamo già portati via 70 e cercheremo, grazie a Michael e all'associazione Meta Parma, che adesso poi vi racconteranno che cosa fanno, però è stato utile avere il supporto del comune perché altrimenti non niente di questo si poteva fare. Sappiamo bene che andare è un argomento delicato in questo momento, la tartaruga, perché purtroppo l'hanno inserita come animale invasivo da debellare tra poco al pari delle biglie. E volevo dare la parola a Maico perché è lui che ha gestito l'operazione in più. Beh, innanzitutto grazie a tutti, grazie al Comune perché sì, sono anni che sono nell'attivismo, mi occupo di animali, veramente proprio è stata la prima volta che un comune si sia fatto avanti così e abbia aiutato non noi principalmente ma delle altre vite che per noi sono molto importanti. Meta è un'associazione che si occupa di tutti gli animali, proprio per questo chi è all'interno è o vegetariano o vegano, proprio perché riteniamo che per quanto ci riguarda non puoi salvare una vita e poi mangiarne un'altra magari a casa, e quindi siamo un po' chiari per quello. Però insomma cerchiamo in tutti i modi di farci valere e di aiutare il più possibile gli animali. Il problema delle tartarughe è stato un bel problema proprio perché bisogna trovare un posto idoneo a loro. Siamo riusciti, grazie a Meta Italia, che è la sede nazionale, che ha un rifugio verso Biella, dove c'è questo grande specchio d'acqua che ora dopo vedremo nel video, e dove... Dove cioè non possono, anche se si riproducono, non possono contaminare altri posti perché è l'unico specchio d'acqua e non possono andare da altre parti. E poi è un posto abbastanza molto idoneo
situazione in cui sono adesso al parco non possono fare, o se possono ma limitato. Quindi sì. Ok, no, allora intanto queste erano le foto del momento, insomma, sì, del rilascio. Questo è del rilascio, sì, sì. Potremmo dare. Sono state questo è il luogo dove sono state sfocchiate. Fatto un sopralluogo e quando ho fatto esattamente questa foto qui, in questo
problema per cui escono e vanno in strada, perché se perché scendono da questo spazio. C'erano proprio dei bambini, no, che gli lanciavano con la bottiglia, lanciavano l'acqua e gli sputavano. Io sono rimasto veramente malissimo perché. Ma erano dei genitori questi bambini? No, 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 erano ragazzi, ragazzi con amici. E quello che ho imparato. Esatto, imparato devi e io sono rimasto malissimo. Ho stato fotograficano in fare con i genitori presenti. E non gli dicono. E lanciano per terra le tartarughe, giocano a calcio con i polli, adesso meno. Su questo, se permettete, abbiamo fatto un po' per la segnaletta, con un sopravvuoto un'età fa, due tartarughe che non ci sono anche fuori, c'è cioè un dei bambini, io la collega l'abbiamo rimessa in acqua e faremo mettere una rete affinché non escano più. Questo siamo già d'accordo perché non va assolutamente bene. Proprio perché sono alla merce. Esatto, ho messo proprio i ciocchi. Ho voluto mettere proprio questa foto qua proprio per far uscire anche il problema, perché è proprio per quello che ci troviamo le tartarughe in strada. La tartaruga disegnata è uno dei motivi di questo, infatti. Dico chissà quanti si sono con la sì, sì, esatto. Ricordiamo quando c'era il metro stazione, quello che qui, no? Che gli è stato